Grazie. Buonasera a tutti, iniziamo la nostra seduta di consiglio. Come di consueto, con l'intervento dei cittadini, abbiamo iscritto a parlare il signor Pezzana Ferruccio relativamente a una problematica riguardante via Carnevale 48. Buonasera. Si accomodi pure perché così registriamo il suo intervento. Buonasera, mi chiamo Pezzana Ferruccio e volevo parlare di quanto sta avvenendo in via Carnevali 48. In via Carnevali 48 c'è un palazzo abbastanza recente e sempre all'interno della proprietà c'è un magazzino al piano terra, davanti al quale poco tempo fa è stata costruita una tettoia molto grande, coibentata e con una specie di cancellata davanti. Non è che sia chiusa, però abbastanza. Per questa io avevo segnalato che non esisteva nessun cartello di opere fuori, erano usciti i vigili e il signore aveva detto che era tutto regolare, avrebbe fatto avere l'autorizzazione. Ha poi presentato una CIA, un affare del genere, datata dopo la visita del vigile. Adesso stanno costruendo sopra a questo magazzino. Fuori non c'è nessun cartello, ho segnalato la cosa, di fatto continuano ad andare avanti tranquillamente. Se volete vedere, da via Guicciardi, guardando verso Carnevale, ve lo vedete in fondo, hanno innalzato delle strutture di ferro, io qui delle fotografie per chi lo volesse vedere, fuori non c'è nessun cartello, vanno avanti tranquillamente a lavorare. Questo è quello, sono andato a vedere in internet per vedere se c'era un'autorizzazione, l'unica cosa che risulta è una tettoia antistante il box, che poi sono diventati magazzino, niente di sopraelevazione. Ecco, io non so, l'ho segnalato anche al signor Sini che se ne è occupato e gli hanno detto che c'era un'autorizzazione per delle tettoie. A me sembra piuttosto bizzarro che si possa costruire, continuare, io continuo a segnalare la cosa ai vigili, cartelli non se ne vedono e quindi potrebbe essere che non vengano neanche rispettate le norme antinfortunistiche, non si sa chi è responsabile antinfortunistico perché non c'è fuori cartello, e tutto va avanti così, regolare, la segnalazione ai vigili non sortisce l'effetto di mettere almeno fuori il cartello dove si capisca chi ha ordinato questa cosa. Ecco, non so il consigliere di zona cosa possa fare, mi sembra che le norme siano più fatte per tutelare gli eventuali abusi edilizi che non per tutelare i cittadini e comunque la collettività. Grazie. Grazie a lei della segnalazione, ce ne faremo carico. Se ha delle fotografie che può... Scusi, dicevo, ce ne faremo carico, se ha anche delle fotografie che ci può lasciare, bene, altrimenti provvederemo a farne anche noi. Comune della zona. Capogruppo Indovino. Grazie Presidente. Sì, solo per fare una proposta per chi ci sta, per chi lo desidera. L'ANCI, questo è un aspetto un po' particolare per tutti noi rispetto al rapporto tra le amministrazioni comunali e il governo, ma detto questo, l'ANCI ha proposto, dopo i fatti accaduti in Sardegna, ha aperto un conto in banca, ha proposto a tutte le i consigli comunali e di zona in tutta Italia di devolvere il gettone di presenza per la Sardegna appunto a questo
conto in banca, quindi senza, diciamo, ovviamente obblighi per nessuno, però penso che possa essere un bel gesto quello di aderire all'iniziativa dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani per dare una mano a quei comuni che sono in difficoltà. C'è, credo ci siano predisposti i moduli per chi desidera aderire, e niente, io faccio questa proposta. Grazie. Presidente Simi. Sì, grazie. Vorrei semplicemente ricordare ai consiglieri che lunedì prossimo avremo una commissione dedicata unicamente un permesso di costruire. Scrivi no, firma. E vorrei semplicemente ribadire, ringrazio tutti i consiglieri che hanno partecipato martedì scorso all'assemblea pubblica della comunità Gasometri, che è stata, diciamo, partecipata da oltre 150 persone. L'amministrazione centrale ha con i suoi tecnici e l'intervento anche di ARPA, di ASL, di provincia di Milano, significato lo stato dell'arte relativamente alle bonifiche. Vi dovrebbe essere già arrivata la documentazione delle slide che sono state presentate proprio martedì dagli uffici, che rappresentano appunto a che punto siamo con il processo complesso di bonifica. Vi confermo che in dicembre è stata confermata la conferenza dei servizi per fare il punto sulla situazione. Credo che ormai sia l'ultima conferenza dei servizi per validare il piano di caratterizzazione, che alla fine consentirà l'intervento su una prima parte, che è quella relativa al cosiddetto boschetto, che è esattamente all'uscita del sottopasso stradale, dove in prossimità della rotonda, prima di arrivare in via Lambruschini. Quello dovrebbe essere il primo intervento di bonifica. È un'area diciamo, che è a verde e che è stato, diciamo, nel progetto rimarrà a verde e verrà bonificata con il finanziamento che è stato assegnato dal piano città di circa 5 milioni di euro. L'amministrazione centrale, l'assessore, vice sindaco De Cesaris ha confermato che il procedimento poi di discussione, di decisione relativo alle funzioni e al cosiddetto master plan avverrà con modalità partecipate mediante una serie di attività che il Consiglio di zona attiverà in maniera, diciamo, analoga, non sarà uguale ovviamente, analoga all'esperienza che già abbiamo avuto per quanto riguarda l'isola nel definire problematica relativa al centro civico, nella quale il Consiglio di zona si è fatto promotore di iniziative, di assemblee, di riunioni sia all'interno del Consiglio di zona che all'esterno, con i cittadini e con le associazioni che vogliono evidentemente collaborare, per arrivare a una soluzione il più possibile condivisa delle proposte relative allo sviluppo e all'utilizzo delle aree di gasometro. Ricordo che nel progetto, ma soprattutto tra i soggetti che dovranno intervenire, c'è anche l'Università del Politecnico della Bovisa, che è interessata all'area per diversi motivi. Il primo motivo ovviamente è che è proprietaria di aree significative collocate all'interno del perimetro dei gasometri. Questo è il primo aspetto ovviamente. Il secondo aspetto è che è interessata a sviluppare e ampliare, diciamo così, il cosiddetto campus della Bovisa all'interno dell'area. Dopodiché ci sono problematiche relative alla carenza di servizi e di verde all'interno del quartiere di Bovisa, che in qualche modo dovranno essere tenuti in considerazione in quello che sarà lo sviluppo dell'area. Quindi questo è l'argomento che tratteremo prossimamente. Io ritengo che, visto anche i tempi, andremo a dopo
il periodo natalizio, e in questo modo avremo anche probabilmente anche una tempistica relativa alla bonifica, perché mi auguro che con la prossima conferenza dei servizi relativa appunto alle bonifiche si saprà, con l'approvazione del piano di caratterizzazione, quali possono essere, diciamo così, i percorsi operativi per effettuare le bonifiche stesse. Quindi questa è una questione molto importante. Direi che le questioni possono essere riassunte in questo modo. Ci vediamo lunedì in commissione. Grazie a tutti. Consigliera Mizzao. Grazie, devo fare un'interrogazione che ha come oggetto convenzione ATM e scuole. Ad oggi le scuole non hanno ricevuto la comunicazione relativa all'utilizzo dei bus ATM per le uscite didattiche nel territorio comunale. Il piano delle uscite didattiche è stato deliberato alle singole scuole nei primi giorni di ottobre ed alcune uscite didattiche sono già state effettuate. Gli uffici di zona contattati non hanno ricevuto comunicazioni in merito. Si chiede se la convenzione verrà stipulata e a partire da quando. Inoltre si chiede se i biglietti a 50 centesimi verranno nuovamente predisposti per le scuole come è avvenuto lo scorso anno, ribadendo che la formula adottata per acquistare i biglietti non era utile all'organizzazione scolastica e si è dovuto ricorrere ai comitati genitori con dispendio di forze organizzative per i comitati stessi e per il personale scolastico. Nell'incontro del 22 scorso i ragazzi e le ragazze del Consiglio di Zona 9 avevano fatto presente il problema. Si richiede una risposta in tempi accettabili allo svolgimento dell'anno scolastico. Grazie. Risposta scritta. Grazie consigliera Mizzao. Consigliere Gesmundo. Buonasera. Devo presentare una segnalazione urgente che riguarda la riqualificazione urbanistica con rotatoria tra via Stesani e via Vincenzo da Serena. Delibera del Consiglio di Zona numero 103/12 del 22 marzo 2012. È indirizzata al signor Sindaco di Milano Giuliano Pisapia, al Vice Sindaco e Assessore Ada Lucia De Cesaris, Urbanistica e Infrastrutture, all'Assessore Maria Carmela Rozza, Programmazione, Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche, Rapporti con le Zone Decentrate, all'Assessore Pierfrancesco Maran, Pianificazione, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti, Ambiente, all'Assessore Marco Granelli, Sicurezza, Polizia Locale, Coesione Sociale, Protezione Civile, al Presidente del Consiglio di Zona 9, Beatrice Uguccioni. Dopo anni di lavori e interruzioni perché la vecchia amministrazione comunale dirottava i fondi per la metro tranvie di superficie, ad esempio tram 4, per appalti, subappalti, fallimenti delle ditte esecutrici e per difficoltà tecniche, finalmente è stata realizzata e inaugurata il 26 marzo 2011 l'apertura del prolungamento della linea metropolitana M3 che ha messo in collegamento diretto il centro della città con la periferia di Afori, Bruzzano o Isasca Comasina. Oggi, a distanza di 3 anni, ci si domanda come mai la nuova amministrazione comunale di Pisapia non riesce a completare le opere di utilità pubblica annessa alla metropolitana M3? Non riesce a riqualificare e realizzare quelle opere richieste e previste da lungo tempo relative a illuminazioni, marciapiedi, parcheggi, piste ciclopedonali, segnaletiche stradali. Opere che restano in capo al Comune di Milano con collocazione di segnaletiche nonché a disciplina. Sì, scusate, perché io non riesco assolutamente a sentire niente di quello che sta dicendo il consigliere Gesmundo. Per cui, per rispetto innanzitutto per il consigliere Gesmundo e per permettere a chi è interessato di ascoltare, chiedo cortesemente ai consiglieri e alle consigliere che non sono interessati di uscire dall'aula, oppure se si sta in aula, scusate, di evitare questo brusio. Quelle opere richieste e previste da lungo tempo relative a illuminazioni, marciapiedi, parcheggi, piste ciclopedonali, segnaletiche stradali. Opere che restano in capo al Comune di Milano con collocazione di segnaletiche nonché la disciplina del traffico e miglioramento della sosta regolamentata.
degne di una città che si sta preparando per ospitare i turisti che arriveranno da tutte le parti d'Italia e del mondo per visitare la città di Expo 2015. Si segnala l'assenza di un luogo di intrattenimento e svago all'aperto, di spazi ed eventi per l'aggregazione, incontro e scambio che permettono di creare collaborazioni con le associazioni di quartiere per vivere in modo attivo e propositivo. Considerando le molteplici criticità riscontrate nel corso di questi ultimi anni relativamente al volume di traffico e della tipologia dell'intersezione tra via Alessandro Stesani e via Vincenzo da Sireno, circa il provvedimento realizzato con la segnaletica provvisoria di New Jersey in plastica in data 23 ottobre 2011. Si chiede al signor sindaco di Milano, avvocato Giuliano Bisabbia, e agli assessori di competenza della sua giunta di provvedere con urgenza e determinazione presso i responsabili del settore pianificazione e il settore tecnico infrastrutture affinché si attivino per l'esecuzione e la riqualificazione di quanto indicato in oggetto e di dare delle risposte certe e scritte con impegni puntuali. Confidando in un riscontro si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. Grazie. Grazie consigliere Gesmundo, consigliere De Lorenzo. Sì, grazie. Il mio intervento è per ricordare a tutti i consiglieri che sabato ci sarà la giornata della raccolta alimentare nazionale, quindi è un'ottima occasione per purtroppo dare una mano praticamente alle persone che sono in una condizione disagiata. È un grande spettacolo, un grande gesto di carità, genera una sovrabbondante solidarietà umana. Cioè, io vedo che nell'arco di 17 anni che faccio il banco alimentare è aumentata sempre di più la concretezza delle persone che fanno questo gesto. È un gesto che supera ogni barriera, supera ogni credo politico, è un gesto umano per queste persone. Vi do solamente due dati riferiti allo scorso anno. Nel 2012 il Banco Alimentare ha funzionato con 135.000 volontari in tutta Italia il sabato, 5 milioni italiani hanno acquistato cibo il sabato, oltre 10.000 punti di vendita hanno dato loro disponibilità, quindi Coppers, Lunga, tutti i tipi di supermercati. 9.622 tonnellate sono i cibi, ricordate che sono numeri di cibi che sono stati raccolti quel giorno e sono state distribuite gratuitamente a 8.800 strutture caritative, quindi mense per i poveri, vari istituti che si occupano di queste persone che hanno aiutato. Magari devono aspettare un po'. L'aggiornamento. Hanno aiutato quasi 1.800.000 persone. Questo fa molto pensare, fa molto riflettere, perché io vedo concretamente questo gesto come funziona. Io sono responsabile del banco alimentare della COP di Niguarda e noi abbiamo raccolto lo scorso anno quasi 2.000 kg di materiale archeologico. E con questo miracolo riusciamo a garantire nella zona di Niguarda un pacco mensile per quasi 90 famiglie. Quindi noi diamo quello che raccogliamo, lo diamo subito alla Caritas che è in zona, la Caritas prepara i pacchi e li dona a queste famiglie. Quindi se qualcuno vuole dare un gesto concreto, fare una spesa in sabato, oppure vuole venire con me mezz'oretta a darmi una mano al banco alimentare che farò la coppia più amato, ebbene certo, grazie. Grazie, consigliere Bina. Sì, grazie, buonasera a tutti. Volevo sottoporre una questione al presidente Luca Silino. Non è un'interrogazione la mia, è una richiesta di chiarimenti. Ovvero, in questi giorni stanno rifacendo completamente l'impianto semaforico Viale Suzzani, angolo via Bonale. Vado a memoria, mi pare che quell'impianto fosse già stato, diciamo, non rifatto completamente, ma revisionato, rimesso a posto non tanto tempo fa.
in questi giorni è stato completamente rifatto, proprio dalla testa ai piedi, e sono stati posizionati quegli impianti semaforici, quelli alti, no? Proprio tipici degli incroci di viali importanti, quelli che arrivano, cioè sono veramente alti per permettere addirittura ai tir di passare sopra. Io volevo capire innanzitutto qual è la logica che sta alla base della scelta se fare un incrocio piuttosto che un altro, se fare un incrocio piuttosto che un altro. Perché secondo me ce ne sono alcuni che avevano una priorità superiore, se non altro per il flusso di traffico che attraversa quegli incroci. E oggettivamente quello di via Bonale, viale Suzzani, non mi sembra fra quelli che necessitavano di un intervento così consistente come è stato fatto in questi giorni. L'altra questione è che l'impianto semaforico è veramente enorme, mastodontico, cioè è uguale a quelli che si trovano, tanto per fare un esempio, agli incroci di Viale Fulvio Testi, che ha ben altre capacità di carico di attraversamento, e si inserisce in un incrocio piuttosto piccolo, perché sono la via Conale è una via a senso unico, Viale Suzzani ha doppio senso, e sappiamo bene quant'è la dimensione della carreggiata. E questi impianti sono proprio vicinissimi alle case, cioè è un'opera che veramente impatta sul contesto in cui è stato inserito. Ora, io non dico che sia sbagliato, magari il presidente Simi, che ne sa molto più di me, mi dice: no, guarda, la normativa, il codice della strada, questo e quant'altro, dicono che d'ora in avanti gli incroci vanno, semaforici vanno fatti così, quindi gli impianti così va bene. Ok, chiedo semplicemente un chiarimento, però anche in merito alla scelta di fare il primo incrocio piuttosto che l'altro. Grazie. Grazie, presidente Meloni. Grazie, professore. Chi vince? Io volevo solamente ringraziare intanto il consigliere De Lorenzo, che ha ricordato ulteriormente il tono della Corriere Alimentare. Avevo dato notizie del banco che veniva in un primo momento fatto all'isola, adesso che viene spostato al Lidl di via Varassina. Comunque tutti i posti, tutti i supermercati che ospitano questa colletta del Banco Alimentare, siamo tutti pregati di partecipare, perché abbiamo visto negli anni che la presenza dei consiglieri è sintomo e stimolo alla cittadinanza per donare di più, e quindi questo lo ringrazio. Poi volevo dare comunicazione, e mi sono permesso di distribuire a tutti i consiglieri una brochure dell'associazione Ivolos. Ieri sera abbiamo fatto l'incontro sul tema che avevamo deliberato e cucinato, che era prevenire e curare il mal di schiena. Volevo solamente rendervi partecipi che, pur non essendo stata una massiccia partecipazione, le persone che hanno partecipato sono rimaste notevolmente soddisfatte. Infatti si sono complimentate con me come presidente della commissione, e hanno chiesto, la cittadinanza ha chiesto di poter ripetere queste iniziative, che sono veramente utili. È stata fatta anche la biblioteca di Vasconcelos. Volevo dare anche su comunicazione che il 2 lunedì prossimo alla biblioteca di Villa Litta, Raffoli, ci sarà un incontro dalle ore 17 alle 19 sul tema della sclerosi sistemica progressiva, che abbiamo appunto fatto in collaborazione con la Lega Italiana della sclerosi sistemica, e quindi vi invito nell'ambito della vostra possibilità a partecipare, in quanto è un tema molto scabroso, ma è una malattia rara, tra l'altro non riconosciuta dal sistema sanitario come malattia rara, per cui con tutte le problematiche che ne conseguono per chi purtroppo subisce l'influenza. E dare comunicazione altresì che il 4 dicembre, cioè mercoledì prossimo, all'Auditorium Caganda ci sarà la giornata, ci sarà un incontro sul tema contro la violenza sulle donne, nella giornata nazionale del Granada. C'è spazio perché
che in collaborazione con l'associazione Cerchi d'Acqua e la, una fotografa Alessandra Montella, fotografa degli amministratori artistici e della relazione, con l'associazione Essere Donne Project, l'aiuto del lavoro sociale, faranno una serata. Ecco, anche qui, naturalmente, completamente i vostri impegni, vi invito a partecipare, anche perché così diamo un senso, un segnale che i consiglieri del Museo di Milano sono interessati alle manifestazioni che propongono in collaborazione. Grazie. Grazie, capo, con la terza. Info Alberto Bene. Sì, grazie Presidente. Leggo una mozione di un ingorgo relativo a una problematica dell'incrocio Viale Sarca e Via Chiese. Ho osservato che nell'incrocio di Viale Sarca e Via Chiese, nelle ore di punta, vi è sempre un ingorgo. Chi sopraggiunge da Via Chiese, da direzione Sesto, verso Viale Fulvio Testi, si trova ad affrontare un restringimento di carreggiata, provocando ingorghi al sopracitato incrocio. Rilevato che l'incrocio è un incrocio regolato da semaforo, Via Chiese ha un marciapiede molto largo, tra l'altro da una parte è largo, dall'altra parte non c'è neanche, si chiede di eliminare i parcheggi e di restringere il marciapiede e quindi di allargare la carreggiata di Via Chiese e di portare a due corsie di marcia la strada in direzione Viale Testi. Con segnaletica ovviamente orizzontale che indichi svolta a destra e per il proseguimento o svolta a sinistra, oppure di modificare la regolazione del semaforo coordinandolo con quello di Viale Fulvio Testi. Fare un comunicato al Consiglio e ai consiglieri o insomma un comunicato pubblico. Ieri c'è stata l'audizione di Milano Ristorazione e mi sono impegnato a fare la diretta streaming e la registrazione. È una cosa che ovviamente faccio con molto piacere. Mi è dispiaciuto tanto che all'inizio è successo purtroppo un inconveniente che mi ha fatto perdere tanto tempo per risistemare la diretta streaming. Quando l'ho sistemata mi sono accorto di quello che era successo. Il problema non era informatico. Ora teniamo presente che l'attrezzatura che utilizziamo è attrezzatura privata e in ogni caso, anche se non fosse privata, nel tal momento quella determinata attrezzatura è in uso a me. Quindi qualcuno, qui ci sono dei cavetti, qualcuno ha staccato questo cavo giallo, ok? Io ringrazio se qualcuno l'ha fatto, se è stata la mia, diciamo, sbadataggine, vabbè, porta a conoscenza che sono uno sbadato, però se qualcuno l'ha fatto con volontà, per fare uno scherzo e per divertirsi, sappia bene che mi ha fatto un favore, perché ho capito quanto è bassa la deficienza di qualche personaggio in quest'aula. Quando praticamente qualcuno viene qui, non come molti che si impegnano per portare avanti determinati valori, ma proprio per prendere in giro se stessi e per prendere in giro anche le persone che erano qui e che magari si sarebbero collegati per vedere la diretta streaming. E in ogni caso, al di là di questo, sono cose personali. Io credo che nessuno può permettersi di toccare cose private degli altri, assolutamente. Questo sia che siano consiglieri, sia che siano cittadini. Grazie. Consigliere Giuseppe. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sono stato io. Io volevo fare una segnalazione che è già stata fatta dalla... Prima della segnalazione mi piacerebbe nella mia ingenuità capire come è possibile che dopo un anno di lavori in via Sbarbaro si ricominci un'altra volta a fare i lavori in via Sbarbaro, cioè a chiudere via Sbarbaro. Tra l'altro potevamo sfruttare la possibilità della chiusura di metà di via Sbarbaro per provare il traffico, sì, ma il traffico l'hanno messo nel senso contrario, in uscita, cioè hanno messo un senso unico che esce dalla superstrada
andando verso, verso nord. Quindi la proposta che ha fatto la polizia locale non viene neanche testata, perché non è quella fatta da che ci ha mandato il capo dei vigili, l'ex capo dei vigili di Livigno. Quindi è vero che queste informazioni a noi arrivano sempre così un po' a spizzichi e bocconi, ma cercare di coordinare questo tipo di intervento probabilmente poteva aiutarci nella direzione che aveva richiesto la delibera. Poi ricordo al Presidente della Commissione Ambiente che abbiamo richiesto la delibera, non credo sia stata fatta perché mi dispiacerebbe molto, di partecipare alla selezione del posizionamento delle rastrelliere private in zona 9. Quindi da quello che avevo capito a dicembre doveva esserci una nuova delibera, una nuova risoluzione da parte dell'assessorato riguardo, quindi spero che se ne faccia carico la Presidenza della Commissione Ambiente e tenga informato il Consiglio e la Commissione Ambiente stessa. Mi fa piacere l'intervento che è stato fatto riguardo a via Vincenzo da Seregno e via Stesani, perché è due anni che quella via lì è stata abbandonata. È abbandonata dal punto di vista della sicurezza, perché abbiamo dossi, buche. Quando abbiamo una pioggia battente ci sono buche su tutta via Vincenzo da Seregno e sulla rotonda, che praticamente rendono impossibile l'attraversamento. Quindi io rimango allibito di fronte a scelte di questo tipo. Come si fa a demolire una casa sapendo che di non aver fatto ancora un progetto per ricostruirla? Sono passati due anni e ancora in quelle condizioni. E infine presento una mozione relativa alla segnaletica dell'incrocio tra Stesania e Viale Afori. Praticamente lì vengono parcheggiate le auto proprio all'incrocio, e quindi le automobili che provengono da sud, da via Stesani, rimangono incolonnate, quelle che devono proseguire per via Vincenzo da Seregno rimangono incolonnate aspettando che il traffico svolti su via Le Afori, perché ci sono auto parcheggiate. Chiaramente quelle auto sono sanzionabili, ma non c'è un controllo frequente come dovrebbe esserci, e quindi la mozione chiede l'installazione sia di segnaletica orizzontale che verticale, per definire se è possibile le due strisce, le due corsie, e un controllo più serrato da parte della polizia locale. Grazie. Vicepresidente La Consolo. Soltanto brevemente per dire il Consiglio che mercoledì di settimana prossima sarà presente in Commissione Educazione l'assessore Rozza e la responsabile dell'edilizia scolastica di zona 9, architetto Mancuso, che per questo su richiesta espressa dell'architetto Mancuso, che vive fuori Milano, chiederò alla capigruppo di stasera di consentire l'anticipo alle ore 17:30 della suddetta commissione. Infatti l'architetto Mancuso vive praticamente a Como e non se la sente poi di affrontare la strada di una giornata. Grazie. Consigliere Luzzi. Allora, una segnalazione rispetto a un tema già segnalato, fatto questione urgente, riguarda ancora il mancato funzionamento del riscaldamento della strada di Affuccio. Io continuerò a segnalarlo fino a che non viene risolto. Fare lezioni con il freddo che c'è adesso è insopportabile. I genitori continuano a scrivermi, so che è un problema
che è stato fatto presente, però fino a che non viene risolto credo che sia compito delle istituzioni, quindi compito nostro farlo presente e cercare in tutti i modi, con tutti gli strumenti di cui siamo in possesso di farlo presente. Di corsa, il secondo, la seconda cosa che volevo presentare è un'interrogazione che ha sempre un'interrogazione al Presidente della Commissione Educazione e Consul, che ha sempre oggetto il mancato funzionamento del riscaldamento in diverse scuole della zona 9. Si chiede alla Presidente della Commissione Educazione se corrisponde al vero che lei è a conoscenza che diverse scuole di zona 9 attualmente sono prive di riscaldamento, ovviamente scuole diverse da Marfucci, in particolare che la scuola Bussero è da 2 mesi senza riscaldamento. Si chiede risposta scritta come la termine del regolamento. Chiaramente l'interrogazione che faccio è perché ho avuto delle segnalazioni di diversi genitori a seguito della mozione che è stata deliberata sul mio Maffucci e la società di altre scuole oltre a quella di Maffucci non funziona il riscaldamento, e se la Presidente lo consolo o il Presidente Cuccioni o chiunque fosse a conoscenza di questo dato e non l'avesse comunicato ai consiglieri, mi viene a dire noi consiglieri cosa stiamo a fare qua, cioè se loro sono a conoscenza di cose che noi non sappiamo e voglio dire, filtrano le notizie, allora voglio dire noi che funzione abbiamo come consiglieri di zona. Se uno è a conoscenza dei problemi non deve parlare direttamente con gli assessori di competenza, deve innanzitutto prima condividere con il consiglio, perché in un organo di assemblea democratica tutti quanti dobbiamo partecipare e cercare di risolvere con le nostre capacità e le nostre conoscenze i problemi. Io ho presentato l'interrogazione chiedendo una risposta scritta nel regolamento con l'urgenza. Mi auguro che questo non corrisponda al vero. Se invece diversamente corrispondesse a verità, credo che dovremmo porci dei seri problemi su come alcuni concepiscono l'organo del consiglio di zona. Grazie. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera presento un'interrogazione che è conseguente a un riscontro ricevuto dall'assessore Maran. Purtroppo l'assessore Maran ci risponde poco, ma quando ci risponde la combina sempre. Allora, noi avevamo deliberato qua in maggioranza una mozione che chiedeva la messa in sicurezza del viale Sacca, i civici 324, 327, 322 e la messa in posa della segnaletica orizzontale e verticale. La nostra mozione, che abbiamo tutti insieme condiviso, chiedeva all'assessore l'installazione di idonei dissuasori di velocità e l'integrazione della segnaletica orizzontale e verticale. Ci ha risposto invece il buon Maran in maniera negativa. Vengo a leggervi il riscontro che è pervenuto qua il 4 di novembre e dice testualmente: mozione relativa alla messa in sicurezza di Viale Sacca, altezza civici 322-324. Gentile Presidente, in relazione alla mozione di cui a margine, oggetto di delibera di codesto spettabile Consiglio di zona 9, la informo che, interpellato in merito il servizio traffico e viabilità, ha espresso il seguente parere. I dossi artificiali, per poter rallentare le velocità dei veicoli che percorrono detto viale, non possono essere collocati in considerazione della funzione viaria che la via assolve. Allora, il problema è che nessuno ha chiesto i dossi artificiali, perché la delibera chiede invece di installare idonei dissuasori di velocità, e come tutti noi sappiamo gli idonei dissuasori di velocità innanzitutto non vengono scelti da noi che non siamo dei tecnici, ma questa risposta pare, e io spero che lo sia, non un errore del settore, ma un copia e incolla, spero, presumo, il secondo e il terzo copia e incolla che probabilmente l'assessore Marà, l'ufficio che lui gestisce, ha sbagliato. Noi chiediamo però veramente di essere molto più attenti. Adesso
non ne voglio fare una grande polemica, ma è il terzo, il primo è lo specchio di viale di Piazza San Giuseppe, il secondo è la messa in sicurezza di viale Jolly. Cioè, qui c'è qualcosa che non funziona, perché ragazzi, noi deliberiamo una cosa, il comune risponde poco, quando risponde Maran risponde in questo modo, ma parlateci con i vostri assessori, magari se non le leggono loro cercate di leggere voi le delibere, perché queste sono veramente grasse figure. E poi adesso anche i cittadini a cui io porto questi documenti e mi dicono ma che diavolo ha risposto questo assessore, che lei gli ha chiesto Roma e le risponde Toma. E purtroppo succede spesso. Beh, l'interrogazione chiede all'assessore in qualche maniera che ci spieghi come fa e come ha fatto a rispondere in un modo quando la delibera andava verso un'altra richiesta, che era quella sì di installare dei dissuasori idonei a questo tratto di strada, e la delibera non gli chiedeva i boschi artificiali come il riscontro dell'assessore menziona. Passando ad altro, invece, tornando a bomba sul problema degli incroci, direi che anche l'incrocio Fulvio Testi, cui noi dobbiamo dire sempre Maran, che è da due anni e mezzo ci portiamo dietro questa problematica, che non è figlia di questa amministrazione, voglio chiarire, però è una problematica che andava risolta. Abbiamo fior fior di documenti che ci dicono che a breve si andrà a realizzare interventi di modifica e di miglioramento, tagliando la banchina che sta nel controviale di Fulvio Testi, angolo Ponale. Ci chiediamo, visto che l'assessore dei lavori pubblici, l'assessore Maran, è uscito nei giorni precedenti, forse un mesetto fa, forse anche meno, sui giornali, promettendo ai cittadini che entro fine anno l'opera sarà realizzata. Noi speriamo in questo, perché veramente vogliamo che l'amministrazione in questo caso vinca e ci dia la risposta. Abbiamo seri dubbi però, che se questo è l'andazzo, ahimè, io direi che qua bisogna rivedere un po' tutto. Grazie. Consigliere Gramandi. Grazie. Voglio presentare una mozione che riguarda l'assegnazione dei pass per la sosta gratuita ai residenti nell'ambito 42, ossia quello che riguarda le strisce blu lungo l'area della linea M3 da Maciacchina a Comasina, e individuo sostanzialmente due criticità che vorrei andare a correggere, da ciò che è stato fatto. Innanzitutto, il pass per la sosta è assegnato in base al titolare della macchina, ossia se per ogni assegnatario, per ogni titolare di un'autovettura è assegnato un pass. Questo crea un problema per più motivi hanno assegnato a se stesso due macchine e una delle due deve pagare la sosta. Questo crea problemi per queste persone che non sono necessariamente singoli, anche perché basterebbe una famiglia dove solo una ha la patente e già questo rappresenta un problema. Oppure per quei lavoratori che hanno la macchina normale e l'autovettura, il furgone per il lavoro. Uno dei due deve pagare, questa è una criticità che è stata segnalata. C'è tutta una serie di casistica che mi hanno fatto notare su questo proposito, e quindi chiedo che il pass venga assegnato in base alla macchina e non più al titolare che possiede, cioè non al possesso ma al veicolo stesso. La seconda criticità che individuo è che per i commercianti della zona non è stato assegnato alcun pass, quindi per chi si deve recare al lavoro oppure usa la macchina stessa per la sua attività lavorativa, nel momento in cui deve parcheggiare davanti al suo posto di lavoro, deve pagare la sosta. Questo ovviamente è assolutamente assurdo e crea forti disagi, perché si va a mettere una tassa su l'esercizio del lavoro, che assolutamente non è possibile. Anche molti degli esercenti che sono in questa zona non necessariamente vengono da fuori, ma sono cittadini stessi della città di Milano, quindi non parlo di esteri, comunque di gente che non è fuori dal comune. Questi due problemi credo che siano da risolvere, quindi chiedo che venga assegnato anche un pass
o più di un pass per ogni commerciante o esercente o persona che attività nella zona della Veto 41. Poi un'interrogazione che riguarda la gestione degli impianti di riscaldamento per i condomini misti riguardo al quartiere Comasina. Mi è stato fatto notare, è stato segnalato che vista la legge regionale, la legge regionale 2601 del 2011 prevede le valvole termoregolarizzazione e contabilizzazione del calore erogato per permettere alle persone di pagare ciò che effettivamente spendono, ciò che effettivamente consumano. Questo non avviene nei condomini a gestione area e vorrei capire appunto il perché, che deroga c'è, se c'è una deroga, e nel momento in cui verrà attuata questa legge, cosa che spero, visto che è una cosa che responsabilizza l'utente nella consumazione del calore, ma anche garantisce, diciamo, un risparmio energetico dall'altro punto di vista. Quindi chiedo al Presidente della Zona 9 e alla Presidente della Commissione Casa Popolare di Magno appunto di riferire su questa questione, di informarsi e riferire anche ai cittadini cosa comporta questa legge per loro che non hanno la gestione privata del riscaldamento. Poi un'altra mozione riguarda l'illuminazione del parco di Villa Ditta. Mi è stato segnalato che le luci del vialetto, quello che porta dalla facciata a via Taccioli, sono tutte rotte, non c'è più luce. Questo ovviamente crea diversi problemi, sia alla deambulazione che anche problemi di sicurezza, diciamo, perché per le ore tardo pomeridiano serali lì è completamente al buio, non si vede niente, e appunto rappresenta un problema sia per la incolumità fisica di chi cammina, sia per la sicurezza, perché lì può succedere di tutto. Quindi chiedo che questi paletti, questi fanalini bassi vengano rimossi e vengano sostituiti con dei lampioni più alti, in modo da garantire sia più luce che una maggiore estensione del raggio luminoso, e soprattutto si garantisce che non vengano distrutti, perché insomma fanalini quelli bassi sono ovviamente mira i banner e i teppisti, che ciò non riguarderebbe i lampioni un po' più alti. Ho un'ultima segnalazione. Se tu vai con la fiume, no, sappiamo chi è, no? Un'ultima segnalazione, credo che sia molto importante, quindi chiederei di ascoltare. Mi è stato riferito da un cittadino qualche giorno fa che è stato aggredito nel cortile di casa sua, dico nel cortile davanti al condominio, in Comasina, via Comasina 97, perché da sei zingari che dormivano nel giardino e nel condominio stesso. Sei fascista, come fai a dire che sono zingari? Dai, nel condominio sei zingari l'hanno aggredito. Ma dove? Il ragazzo è riuscito a vincolarsi e è riuscito a scappare nei box, e quindi ha evitato che succedesse il peggio. Ora, io vorrei chiedere a voi tutti, ma precisamente a chi rappresentava gli organi di questa istituzione, se si è a conoscenza del fatto che in Comasina, precisamente nell'area di Via Novate, c'è un accampamento rom da un po' di mesi. Questo evidentemente rappresenta un rischio grosso per la sicurezza, perché questo era un ragazzo che è riuscito a scappare, ma non voglio immaginare cosa sarebbe successo se fosse capitato a qualcun altro. Questi sono entrati nel condominio, quindi parlo di una proprietà privata, parlo di un problema serio per la sicurezza di chi vive nei nostri quartieri, precisamente in quell'area lì. Io chiedo che venga messa a verbale questa mia segnalazione, che lascio solo verbale, aspettando di capire meglio diciamo, le dinamiche, perché mi è stato appena segnalato. Comunque ci tengo a segnalarlo e ci tengo a chiedere che venga, diciamo, aumentata la sicurezza in quella zona e venga monitorato di più quel campo, che evidentemente è completamente fuori controllo e non può rappresentare assolutamente un pericolo per i cittadini in questa maniera. Grazie. Capogruppo Melone. Grazie Presidente. Ho tre richieste da fare che si riallacciano a problemi contingenti che noi stiamo affrontando o che sono all'ordine del giorno, che vorrei venissero affrontati in modo sistematico e
attraverso una programmazione meglio definita. Allora, domani c'è un'iniziativa a livello cittadino che si chiama Scuola in Bici, che nasce dall'associazione di genitori che vogliono mettere all'ordine del giorno il tema della sicurezza stradale e dell'andare a scuola. Allora, anche noi, Consiglio di Zona, abbiamo affrontato l'anno scorso il tema delle strade scolastiche, un tema che poi non si sa come sia andato a finire. La mia richiesta è che la Commissione Educazione, la Commissione Territorio, si facciano promotori per la comunicazione e il concerto con le scuole e con i genitori per affrontare in modo serio e, diciamo, problematico questo tema dell'andare a scuola, della sicurezza scolastica e dell'affrontare poi i correlati, quelli dei posteggi, dei divieti, delle multe che possono essere affrontati con una migliore organizzazione dell'accesso scolastico. L'altra cosa è il tema del rumore notturno. Noi sappiamo i problemi che ci sono in zona, io so quelli dei quartieri più vicini a me, che sono quelli del blocco, del nuovo quartiere di zona Trevelle, della zona di Via Valtellina dove ci sono le discoteche, dove le persone si lamentano del rumore che viene dai locali, ma anche dall'esterno dei locali e soprattutto in alcuni momenti anche a ore tardissime, 4 del mattino, 6 del mattino, quando la gente non prende dorme. Allora, questo tema secondo me va affrontato sia in relazione all'isolamento acustico che è stato approvato dall'amministrazione comunale ormai 2 anni fa, sia alle misure per il risanamento e soprattutto attraverso un piano che riguarda sia l'assessorato al commercio con la questione delle licenze e della revoca delle licenze qualora i gestori non si attendono ai regolamenti, con l'assessorato all'ambiente appunto per l'attuazione delle norme previste dall'aggiornamento acustico e dall'assessorato alla sicurezza per quanto riguarda tutte quelle cose che attengono alla sicurezza dei cittadini, perché se chi esce dal locale in uno stato di alterazione certamente rappresenta un pericolo non solo per sé ma anche per gli altri. La terza richiesta invece riguarda il percorso della partecipazione per quanto riguarda l'area della Bovisa, che è iniziato mercoledì o martedì scorso con l'incontro di presentazione delle operazioni tecniche che sono state fatte. Secondo me questo percorso, per essere efficace, deve essere programmato con delle scadenze che vanno messe in relazione al processo decisionale, ma soprattutto mettendo in relazione il discorso della bonifica con il discorso più ampio di quello del piano di sviluppo di quest'area della città che va dalla Bovisa al Farini, quindi è un'area molto vasta dove sono previsti grandi interventi. Bisognerebbe anche da parte di tutti avere la possibilità di avere una visione allargata di quello che succede, di quello che succederà e di come le singole operazioni vengono messe in un disegno, vengono a far parte di un disegno complessivo. Grazie capogruppo Melone. Consigliere Belli. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Volevo rassicurarla su una cosa, ha fatto una richiesta e volevo riguardare le valvole termostatiche. Le valvole termostatiche sono state prorogate dalla Regione Lombardia fino al 2017, per cui ci sono ulteriori 3 anni. E comunque Alea non sarà esente. Non le saranno mai perché costano un botto. E la suddivisione di cui Alea non sarà neanche Alea sarà esente. La suddivisione sarà effettuata il 20% sui millesimi di riscaldamento e la restante 70% sul consumo di chilocalorie. C'è una parte fissa, sì, consigliere. Poi dipende regolamento del condominio, ma questo è la cosa. Vorrei presentare un'interrogazione urgente, considerando che noi abbiamo una Presidente di Commissione che è molto solerte contro l'abusivismo
e contro le occupazioni abusive, che inserisce nelle delibere, che questo Consiglio prova di prendere in considerazione anche la possibilità di pagamento delle quote ALER per le case popolari, delle spese condominiali, perché la delibera che avete approvato settimana scorsa ci ha detto anche questo, che è assurdo. Andiamo a parlare, cioè vorrei parlare dell'occupazione abusiva dell'immobile ex Doce di via Livigno, via Le Enne. La leggo. Premesso che l'immobile ad oggi risulta essere occupato abusivamente. Premesso che l'immobile è stato destinato per la selezione di associazioni che ne facciano richiesta con delibera del CDZ. Premesso che la giunta comunale ha deliberato i criteri per l'utilizzo degli spazi con delibera numero 1978 del 28/9/2012. Premesso che sono pervenute 8 proposte per l'utilizzo dell'immobile. Considerato che ad oggi l'immobile risulta ancora occupato, considerato che gli occupanti risultano allacciati alla fornitura di energia elettrica ed altri servizi, considerato che svolgono all'interno dei locali attività di vendita a dettaglio, valutato che l'allacciamento ai servizi viene effettuato solo dopo la presentazione di richiesta con allegati le certificazioni degli impianti come richiesto dal DM 37/2008, valutato che per l'attività di commercio è necessario presentare pratica SCIA al SUAP come richiesto ai sensi dell'articolo 19 legge 241/90, valutato che le attività svolte sono soggette al pagamento della TARES come disciplinato dall'articolo 14 del DL 201/2011 successiva conversione in legge 214/2011, altresì considerato quanto prescritto dal titolo secondo, terzo, capitoli 3, 4, 6 del regolamento di igiene locale di igiene, si chiede che il Presidente del Consiglio di zona solleciti l'amministrazione per gli interventi di controllo e di tutela dei diritti dell'amministrazione comunale ad oggi violati. Provveda alla richiesta dello sgombero immediato dell'immobile per accelerare le operazioni di assegnazione, che diffidi gli occupanti abusivi, tutelando così l'amministrazione, considerata la situazione di pericolosità e fatiscenza della struttura ed eventuali danni a cose e soprattutto alle persone. Si chiede risposta scritta e relazione in consiglio. Mi è sembrato di sentire mentre leggevo che qualcuno diceva c'è. Per cui mi sembra strano che io ho sentito un c'è mentre leggevo la parte della scia, non lo so, mi è sembrato di sentire un c'è da quella parte lì verso il fondo. Se è presente Tucci me la firma, non c'è nessun problema, se vuole venire qua a firmarla, grazie. Consigliere Santoiena. Volevo fare una segnalazione che mi ha fatto una cittadina sull'incrocio Fulvio Testi all'altezza di Dolcebuono. C'è il semaforo che è sempre rosso, da quando hanno finito i lavori è sempre rosso per i pedoni e sempre verde per le auto. Grazie. Passiamo alla nomina degli scrutatori. Presidente Fregoni, consigliera Newsday, presidente Senesi. Questo non chiede, impone. Io voglio fare il perché non è. Allora, chiacchiericcio permettendo, inizierei a trattare tutti i scritti all'ordine del giorno, se è possibile, grazie. Quindi passiamo al punto numero 1, approvazione delle iniziative presentate dal Teatro del Boratto.
per la realizzazione del progetto denominato CARD 9, associazione Omicron per la realizzazione dell'iniziativa denominata Donne e Mafia, Donne e Antimafia, fondazione AFSI per la realizzazione dell'evento denominato Tende di Natale, centro culturale della cooperativa per la realizzazione dell'iniziativa denominata Concerto di Natale 2013. La parola alla Presidente della Commissione Cultura, Vanessa Senesi. Sì, Presidente, ne abbiamo discusso ovviamente in commissione, io la do per letta la relazione, mi prendo soltanto il tempo di integrare riguardo all'evento, l'evento che organizzeremo presso l'Auditorium Capranna il 10 dicembre, che ha il tema donne mafia, donne antimafia. Ci saranno illustri testimoni: Anna Puglieri del Centro Impastato di Palermo, autrice di vari libri su donne in mafia; Gabriella Evano, autrice di Felice e sua sorella, intervista 20 donne familiari di vittime di mafia; Emma Terranova del gruppo Dora, che canta canzoni sul tema, coordinerà chiaramente la Silvia Garuti dell'associazione Omicron. Poi ci sarà probabilmente la presenza, ancora confermare in queste ore, di Carolina Girasole, sindaca anti-andrante dell'isola di Caporicciuto, e Esther Castano, giornalista di Setriano, che si è contraddistinta anche per articoli contro la mafia. Questo è una cosa che volevo segnalare, perché è interessante il livello di partecipazione di queste donne che si muovono in una lotta vera contro la mafia. Immagino che sarà un momento di forte impegno civico, che mi auguro che i cittadini della zona recepiranno e gradiranno, che sia particolarmente partecipata il contro le uova, nonostante in parte dei problemi di promozione. Quindi se ci sia un intervento, non è regolare questo, non può essere di scolastico. Consigliere La Terza, capogruppo. Sì. Grazie. L'intervento è solo per chiedere la votazione per punti separati delle iniziative, grazie. In corso. Allora mettiamo in votazione l'iniziativa Teatro del Burattino relativa al punto numero 1 e l'iniziativa Teatro del Burattino. Ragazzi, chiudiamo la votazione. Presenti 38, favorevoli 35, contrari 0, astenuti 3, approvato. Passiamo al punto, all'iniziativa numero 2, associazione Saveria Antiochia Omicron, donne mafia, donne antimafia. Vediamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'iniziativa 3, Fondazione AFSI, Tende di Natale. Questa è le vostre, chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 3, approvato.
Passiamo all'ultimo punto, centro culturale, all'ultima iniziativa, centro culturale della cooperativa, concerto di Natale 2013. Ma qual è lì? Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 31, contrari 1, astenuti 3, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Volevo fare astenuto. Siamo in fase di votazione dell'intera delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, contrari 0, astenuti 0, approvato. Io vorrei evitare, diciamo così, di fare interventi a raffica sempre sullo stesso argomento e così risultare più antipatica di quello che evidentemente magari già sono, però credo che sia abbastanza disdicevole per chi è qui come cittadino e per chi invece dedica magari il suo tempo a casa a vederci in streaming, e comunque disdicevole per i consiglieri che sono in quest'aula e vogliono continuare ad ascoltare e a discutere dell'ordine del giorno, dover assistere a questo continuo e sistematico chiacchiericcio piuttosto fastidioso. Io spero di non dover più fare interventi di questo genere, perché davvero sono abbastanza fastidiosi, mi dà fastidio farlo, però credo davvero che quando siamo qui, insomma, dovremmo essere un pochino rispettosi di ciascuno di noi e delle persone che ci hanno votato per stare qui. Quindi, se qualcuno non è interessato all'argomento, fortunatamente abbiamo degli spazi dignitosi e accoglienti all'esterno di quest'aula, e quindi, caro consigliere appena arrivato e caro consigliere Ferrario e anche consigliere Perego, è capogruppo, capogruppo. Capogruppo Perego, se riconosciamo i potete gentilmente, cortesemente accomodarvi al vostro posto o appunto se non interessati uscire dall'aula, e tutti ve ne siamo e ve ne sono molto grato. Sulle mani. Passiamo al punto numero 2, approvazione dell'iniziativa denominata Accesso Solidale Natale 2013. La parola al Presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute, Roberto Meroni. Grazie. Per rispetto di tutti i consiglieri che non erano in aula nella Commissione, leggerò la relazione, in modo che sia molto chiaro tutto il testo e il senso dell'iniziativa. Onorevole Consiglio, le Commissioni Politiche Sociali e Salute ed Educazione, riunitesi congiuntamente il giorno 25 luglio 2013, hanno preso in esame la proposta di realizzazione dell'iniziativa denominata Accesso Solidale Natale 2013. L'iniziativa intende offrire un aiuto in questo particolare periodo dell'anno ai cittadini residenti presso la zona 9 che versano in grave disagio economico
la cui situazione risulta aggravata dal perdurare di un contesto generale di crisi. L'iniziativa prevede la realizzazione e la consegna a domicilio degli interessati di un cesto che conterrà generi alimentari e un biglietto di auguri a firma del Consiglio di Zona 9, tutto il Consiglio di Zona 9, preceduti da una lettera di spiegazione dell'iniziativa stessa. I destinatari del cesto solidale sono i soggetti percettori del sussidio al minimo vitale, risultanti dalle liste della DC Politiche Sociali e Salute per la direzione della Zona 9, Direzione Centrale Politiche Sociali e Salute per la Zona 9, che dai dati in nostro possesso risulterebbero essere il numero 341. I generi alimentari inseriti nel cesto solidale dovranno essere prodotti di prima necessità e di facile conservazione e lunga scadenza, preferibilmente almeno 6 mesi. Al fine di limitare l'impatto ambientale derivante dal trasporto, i prodotti dovranno essere italiani. I cesti solidali che per varie motivazioni non potranno essere recapitati ai diretti destinatari verranno successivamente consegnati alla Caritas Zona Nord Milano. La somma massima messa a disposizione per questa iniziativa è di euro 20.000 da imputare al capitolo dei fondi MAP dell'anno 2013. Viene quindi dato incarico al settore Zona 9 di individuare le modalità di gestione e di organizzazione dell'iniziativa e di adottare tutti gli atti conseguenti. Le commissioni propongono parere favorevole a maggioranza per l'approvazione dell'iniziativa sopra descritta. Voglio pertanto questo onorevole consiglio approvato. Grazie. Grazie Presidente Meroni, capogruppo la terza. Sì, grazie Presidente. E in merito a questa iniziativa propongo, diciamo, in consiglio, così per, insomma, per lasciarlo agli atti, le stesse osservazioni che avevo fatto in commissione e che mi è stato detto che purtroppo non si può far nulla, per cui diciamo che ho sentito un senso di impotenza e di inutilità dello svolgimento della commissione, perché la critica che a posteriori dopo la commissione, scusate colleghi, diciamo, il pensiero che mi è venuto è stato questo: in consiglio di zona sembriamo dei cagnolini, no, che scodinzolano appena arriva un input, appena arriva l'osso dal padrone, che in questo caso sarebbe un ufficio comunale che ha deciso di destinare 20.000 euro per le politiche sociali o quello che è, insomma, il totale. Ora, uno può anche, diciamo, offendersi di essere considerato cagnolino, fatto sta che noi ci stiamo muovendo in fretta e furia. Sappiamo benissimo che in genere, insomma, le cose di fretta non sono segno di buona gestione. In Italia tutto si gestisce con l'emergenza e tutto si giustifica con l'emergenza. Quindi, per lo stesso motivo, pur ritenendo l'iniziativa meritevole, perché comunque, insomma, va a, diciamo, ad aiutare delle fasce povere della popolazione, resta comunque un po' l'amaro in bocca, A, per l'inutilità del lavoro di commissione, che a questo punto, diciamo, per come sono andate le cose, non deve far altro che prendere atto di quello che viene proposto. Entrando nel merito, una prima osservazione era: siamo sicuri che le famiglie in difficoltà sono soltanto ed unicamente le 341 famiglie iscritte e sussidiate? Primo, anche se così fosse, perché? La domanda è: siamo sicuri che le uniche famiglie bisognose sono le 341 sussidiate? Magari dettaglio meglio la domanda, perché non sto, diciamo, come dire, inventando da zero. Dal momento che per essere definiti, cioè, vorrei capire come fa ad essere una famiglia definita sussidiata, se deve presentare la dichiarazione dei redditi, che so, del 2011 per essere considerata oggi bisognosa, e magari diciamo lo stato di bisogno è sopravvenuto nel 2012, cioè, capiamo che stiamo agendo in ritardo. Quindi questa è una prima operazione, una prima osservazione proprio sul fatto su chi andiamo a raccogliere. La seconda osservazione, che mi sembrava, diciamo, anche sostanziale dal punto di vista dell'organizzazione, quello che contesto è il fatto che, per come
perché sappiamo benissimo che quando facciamo un bando, è inutile che ce la raccontiamo, le premesse del bando definiscono anche i vincitori. Per cui se noi diciamo che una cosa deve essere fatta in un determinato modo, stiamo agevolando una determinata categoria, e per ammissione stessa del presidente, noi, il bando sarà rivolto ai supermercati. L'osservazione fatta in commissione è: perché non agevolare le piccole botteghe di quartiere? Voglio dire, facciamo due conti, sono 20.000 euro, scegliamo 10, 20 negozi di quartiere, facciamo 2.000, 1.000 euro a testa in 10, 20 negozi di quartiere, e altrettanto, Presidente, a quel punto, anziché 341 consegne, il piccolo negozio non deve farne 341, ma ne fa 16, 32, capisce che diventa anche più gestibile. Certo, ci dobbiamo, come dire, tra virgolette, smazzare noi l'organizzazione, cavolo, che ci stiamo a fare? Grazie. Consigliere Luzzi. Sì, grazie. Sono d'accordo con l'iniziativa nel merito, solo un periodo che non mi convince. A parte che mi ha detto, al fine di limitare l'impatto ambientale derivante al trasporto, i prodotti devono essere italiani. Onestamente non capisco il significato di questa cosa. Viene dall'Austria anziché dalla Sicilia, l'impatto dell'Italia, o dalla Svizzera anziché da Napoli, l'impatto ambientale minore. Per cui il problema non è che io devo favorire i prodotti italiani per limitare l'impatto ambientale, io favorisco i prodotti italiani per favorire le aziende italiane, cioè, soprattutto in momenti di crisi. Quindi io voglio proporre un emendamento di eliminare la parte in cui dice dal fine fino a trasporto, e sostituirla con al fine di favorire le aziende italiane, che prodotti dovranno essere italiani. Presidente Tucci. Grazie. Condivido l'iniziativa e la delibera. L'unica cosa che adesso leggendo, avendo ascoltato anche la lettura, dove si dice i pacchi che non sarà possibile consegnarli verranno dati alla Caritas zona nord di Milano. Volevo chiedere cosa si intende, non verranno consegnati, nel senso, faccio un esempio per capirci. Io vado alla consegna del pacco, a casa non ci trovo nessuno, e tre volte. Allora, siccome nella delibera non c'è scritto, c'è scritto. Per quello che ho chiesto, però, se la risposta è che è tre volte, che venga inserito all'interno della delibera, cioè almeno tre volte, così si è chiaro nella cosa. L'altra cosa è che capisco la difficoltà nelle famiglie bisognose, quindi noi oggi ci limitiamo a 341 perché sono quelle che sono iscritte, diciamo, nelle liste di sussidio e così via. Sarebbe buono se riuscissimo anche a intercettare quelle famiglie che per dignità non si iscrivono, e quindi si fa più fatica a verificare esattamente quante siano le famiglie bisognose. Credo che, non so se qua è fattibile, per cui probabilmente può rispondere il direttore di settore. Dicevo, siccome i pacchi che noi facciamo verranno destinati a famiglie che si sono iscritte, diciamo, alla lista dei bisognosi, no? Però ci sono tante famiglie che per dignità non si iscrivono, ma che vivono in uno stato di bisogno, di povertà, così via. Volevo chiedere se era possibile, se noi o veniamo a conoscenza di famiglie di questo tipo, possiamo segnalarle, oppure non è possibile raggiungerle in quanto non fanno parte di questo elenco dei servizi sociali. Ecco, volevo capire questo, se è fattibile, perché sarebbe importante riuscire anche a intrecciare, diciamo, le famiglie bisognose da questo punto di vista.
e poi, oppure come è possibile se c'è. Quindi è la domanda che pongo per capire se c'è una fattibilità in questo senso qua, poi per il resto grazie. Capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. Per l'ennesima volta mi trovo estremamente in imbarazzo di fronte all'iniziativa che questo Consiglio porta avanti. In imbarazzo perché è senz'altro l'intenzione di aiutare chi più è in difficoltà è sempre lodevole. Però ci sono tanti però. Il primo è che questa solidarietà in realtà è una solidarietà molto forzata nel senso che noi abbiamo avuto la fortuna di ricevere, fortuna o sfortuna, di ricevere tutti assieme all'improvviso un'importante quantità di risorse che non siamo in grado di spendere nei tempi e nei modi che magari meriterebbero per una più giusta, per un più giusto utilizzo di queste risorse e per la paura di perderli, magari l'anno prossimo avere meno risorse perché quest'anno siamo stati in grado di spenderli, decidiamo di diventare all'improvviso generosi con chi è in difficoltà, con chi ha più bisogno. Generosità che magari se avessero avuto una diversa disponibilità di tempo di queste risorse non sarebbe venuta fuori così genuina e così spontanea.